Guarda! Guarda che cosa! Wow. Riprendila, riprendila, guarda! La sbandieratrice! Direi che siete cattivi. No, mai. Aspetta, gliela diamo qua, così. Alcune cose sulla cittadella, che in realtà penso che molti di voi siano già a conoscenza di questo bellissimo monumento. Qui ci troviamo nel corpo di piazza, Piazza d'Armi, che era utilizzato ovviamente per le manovre militari, ma al di sotto di questo spazio, come hanno accennato gli studiosi che hanno parlato al convegno, si trova la parte centrale proprio dell'antico quartiere di Bergoglio. Bergoglio, anche il nome è interessante perché qui, anche se sembra una pianura totale, in realtà c'era una piccola collinetta che poi è stata di fatto utilizzata e sbancata per formare poi proprio i manufatti della cittadella in parte, e secondo gli studiosi appunto Bergoglio deriva dal termine Berg, che è una termine tedesco, quindi che vuol dire appunto altura, collina, quindi probabile che ci fosse veramente una piccola altura e sulla quale poi è nata la città. Al di sotto ancora probabilmente c'è una struttura viaria che ricorda quello che poteva essere una mansio romano, un castrum romano, perché qui questa parte della città precedeva addirittura la stessa città di Alessandria. Quindi poi si è creato quindi quest'area civile con una vita civile che è proseguita per anni assieme, quindi in concomitanza con l'attività proprio militare, per cui per circa 50-60 anni i militari hanno convissuto con la popolazione civile di Bergoglio o Borgoglio che sia. E quindi ancora adesso se dovessimo fare dei rilievi archeologici si troverebbe quindi una struttura viaria ortogonale perché è la classica struttura romana, no? In quanto qui, come dicevano i relatori, in realtà era importante perché era un punto di passaggio sulla via consolare romana, quindi qui arrivava la via Postumia, si collegava alla via che portava poi a Forum Fulvi, altra località tipica alessandrina che con vestigia romane, e poi andava fino a Vada Sabazia per ricongiungersi con la via Aurelia per andare poi nelle Gallie. Quindi la primigenia, quindi funzione di questa località, è proprio quella di essere un posto importante ai fini proprio storici dell'epoca romana. E noi continuiamo a perpetuare appunto il valore storico, e oggi siamo qui, quindi come vedete poi tutte le altre costruzioni esterne si sono susseguite nel tempo, alcune sono originali del periodo primario, cioè il palazzo del governatore, che è quello che avete alle vostre spalle, è di epoca settecentesca, del primo settecento, come anche alcuni quartieri laterali. Quelli invece alla mia destra sono quartieri napoleonici, in quanto sono tutt'ora più moderne, concepiti in una logica più pratica, che doveva servire proprio come magazzino per i cannoni e le armi. Qui invece quello che poi rappresenterà il momento clou della giornata, cioè il rintocco dell'orologio, è il quartiere San Michele, che è l'area più grande della cittadella, ed era costruito con la logica dell'ospedale. Infatti è un ospedale militare con posti letto, circa 900 posti letto aveva, quindi era una struttura molto funzionale per l'epoca. Addirittura a livello economico era nata per dare impulso in quel periodo all'economia alessandrina, che langueva come quella attuale, quindi è stato un volano per l'economia. Bene, direi che siamo quasi pronti, mi dice Leana, quindi io non vi dico più e lascio la parola al sindaco di Alessandria. Siamo arrivati al momento ufficiale, credo che innanzitutto prima dell'investitura e quindi della nascita della delegazione provinciale, credo che sia importante ricordare il primo nucleo del FAI, è stato ricordato già dalle colonne del giornale il notaio Capei, è seguito Claudio Rolando che per un po' ha presieduto il gruppo che ha alimentato poi diciamo la partecipazione fino ad arrivare ad oggi, che in questo anno e mezzo, no? Ecco, Ileana
Gatti Spriano ha condotto il gruppo fino ad arrivare appunto alla nascita ufficiale della delegazione provinciale. Però prima di questo e prima del rintocco, intanto vorrei ringraziare la gioielleria Ferrando, qui c'è padre e figlia, l'abbiamo visto anche, che hanno fatto una splendida pulizia, ricostruzione, restauro di un gioiellino nell'ambito di un gioiello più grande che, come è stato detto, non è un museo ma è una parte di città, quindi una città che si apre ad uno spazio più grande. Adesso io, prima dei testimonial, chiamerei naturalmente la presidente Ileana Gatti Spriano, che chiamerà tutti gli altri delegati per dar vita alla delegazione provinciale del FAI sotto l'egida delle autorità FAI regionale e nazionale, e poi un piccolo momento di testimonial e poi i rintocchi, che saranno di buon auspicio innanzitutto per la città, per la cittadella e per tutti voi. Quindi siamo tutti i delegati e i volontari delegati, tutto il nostro gruppo, venite tutti qua, che così iniziamo bene la nostra era. Dimmi di no! Nessuno ti dice così! Abbiamo anche dei bambini, ne abbiamo tanti bambini. Gli sbandieratori. Abbiamo tanti bambini. Diciamo due parole. A nome di tutto il FAI dichiariamo ufficialmente investita la delegazione, anche se in realtà dalla giornata di oggi e da come abbiamo seguito il lavoro, l'impegno, l'entusiasmo, il cuore pulsante di questo gruppo, in realtà già da un anno si comportano da delegazione vera e propria, e la dimostrazione è, insomma, siete tutti voi che li state seguendo con così tanto supporto, è la presenza delle istituzioni, e quindi è vero, è una cerimonia formale, un momento di festa, ma loro sono già nel cuore, nell'anima delegazione da quando sono diventati gruppo FAI, che è il passo, diciamo, precedente alla delegazione. Quindi grazie a loro, grazie a Ileana, ma grazie anche a tutto il suo gruppo, perché da sola Ileana non potrebbe ovviamente fare quello che sta facendo, non potrebbe ottenere i risultati che sta ottenendo e non potrebbe avere vicine tutte le persone che ci sono in questo momento e tutta la città che li sostiene. Quindi grazie, in bocca al lupo, sapete che si fa tanta fatica a essere volontari con il FAI, però vedo dai vostri sorrisi che la soddisfazione finora non è mancata e speriamo che ne abbiate ancora di più. Voglio solo dire che essere delegato del FAI è un lavoro vero, cioè ed è forse il lavoro più nobile in un certo senso, perché è un lavoro volontario, quindi noi richiediamo ai nostri delegati, e Ileana ormai lo sa e lo sanno gli altri capi delegazione che l'hanno preceduta, e grazie signor Sindaco di averli ricordati, e noi chiediamo ai nostri volontari di regalare del tempo a una causa, non al FAI, a una causa sociale. Il FAI non fa un lavoro culturale, svolge un lavoro sociale, perché in Italia il patrimonio, la cultura sono uno dei motivi più importanti dell'identità nazionale. Quindi non è un lavoro per i monumenti, non è un lavoro per la cultura, non è un lavoro per il paesaggio, è anche un lavoro per i monumenti, per la cultura, per il paesaggio, ma è prima di tutto un lavoro per la gente. Ora, è un lavoro, e chi svolge questo lavoro per i propri concittadini in maniera volontaria è una persona civile, quindi non che gli altri non lo siano, per carità, perché poi ognuno, ecco, però io credo che chi, ecco, perché anche, e lo so, so che chiediamo molto ai nostri volontari, chiediamo dei corsi di formazione, chiediamo di venire a loro spese dei convegni annuali, quindi è un lavoro. D'altronde
o lo si affronta con i caratteri del lavoro o non è un gioco. Ecco, servire lo Stato, lo sa il sindaco, servire lo Stato non è un gioco. Il FAI, di fianco alle istituzioni, è nato per servire lo Stato, per svolgere un ruolo sociale. Voi tutti potete affiancarlo, come? È molto facile, iscrivendovi. Quei 39 euro sono la testimonianza che credete che sia giusto che anche i privati, anche i cittadini normali, tra virgolette, si impegnino per questa straordinaria causa che è la causa dell'identità nazionale, della storia, della bellezza, del paesaggio, della cultura, di questa storia che pochissimi altri paesi al mondo hanno. E vorrei a questo punto lanciare un appello, che magari è una gran cretinata che dico e quindi può darsi che non si potrà fare. Però se in effetti tutti gli alessandrini votassero la cittadella come luogo del cuore, quanti abitanti ha Alessandria? 98.000, figurati. Sarebbe sicuramente la cittadella di Alessandria il primo luogo del cuore nazionale. E se fosse il primo luogo del... No, aspetta, che non è ancora detto l'idea. E se fosse... Abbiamo ancora 7 minuti. E se fosse per davvero il primo luogo del cuore nazionale, con Intesa San Paolo, che è il partner del FAI in questa grande iniziativa nazionale dei luoghi del cuore, ecco, metteremmo a disposizione dei soldi. Per esempio, vorrei vedere chi aveva detto che era ben tenuta la cittadella, per esempio, se non altro per rimettere a posto quelle gronde disastrose, cioè, ecco, per chiudere le finestre, per rimettere i vetri, per nell'attesa di trovare la destinazione, evitare che il degrado vada avanti. Già questo io credo che sarebbe un grande successo, e il successo in questo caso costa soltanto una firma. Metto il mio nome, gratis, non è che il FAI chiede sempre soldi, questo è gratis. Firmare i luoghi del cuore, la cittadella è il mio luogo del cuore, e senz'altro faremo qualcosa. Ora, io vorrei investire Leana con un bacio, grazie Leana, non posso baciare tutta la direzione, però grazie per il suo lavoro volontario, per il vostro lavoro, e davvero, lunga, io non ero mai stato, questa è una delle più belle piazze del Settecento italiano. Ma è una piazza, non è una piazza d'armi, è diventata una piazza della città. Io la penso così. Grazie. Adesso il tempo è scandito dalle ore e dai minuti che passano. Abbiamo dei testimonial di eccezione che il FAI ha voluto al fianco di questa bellissima scenografia e per tenere a battesimo la delegazione che nasce, ma anche gli impegni e le strategie per questo luogo, sono l'attore Massimo Poggio, che è il nostro concittadino ma porta il nome di Alessandria sulle scene insomma più importanti, Valeria Straneo, che è reduce da una grande impresa di Londra nel 2012 che ha reso poteri orgogliosi, delle firme, Fabio Artico, che insomma è stato grande bomber dell'Alessandria, oggi è anche consigliere comunale, quindi mi sembra che ancora di più il suo impegno per Alessandria sia giustificato da questo testimone. Massimo ci leggerà, come sempre, insomma, in questi momenti carichi di emozione, la poesia è ciò che consegna un po' all'eternità anche il valore delle cose, il valore dell'uomo, e quindi credo che non ci sia miglior modo per aspettare i rintocchi di questo orologio. Ah, abbiamo una strategia. Abbiamo cambiato un attimino la strategia. Mi scusi se rioccupo lo spazio, anche se non ero preparato, ma da parolaio quanto sono spero di non diventare ciarlatano. Permettetemi solo ogni tanto di girarvi la schiena, perché non posso girare la schiena a quello che io chiamo il mio bambino, che se per caso si offende succedono delle cose che non dovrebbero succedere. Tenete presente che, vista anche la generazione che ha questo orologio, non è detta che siano le 6 precise, perché ho notato ad esempio che ha uno scompenso di circa un minuto tra l'ora e la mezza, e quindi può anche darsi che arrivi con un minuto d'anticipo o un minuto di ritardo. Teniamo presente che è un orologio del 1800, inizio 1800, che è stato abbandonato diversi anni fa, la signora Ileana parlava di una quarantina, può anche darsi qualcosina in più, viste le condizioni con cui l'abbiamo trovato. Per fortuna è stato accantonato sano, nulla mancava, ed è stato, non è stata una cosa semplice pulirlo senza restaurarlo, farlo andare senza ripararlo,
I collaudi sono stati tanti, ma non sono ancora stati completi. Speriamo bene. Sono dimensioni anche molto particolari, sono orologi che sono stati costruiti da degli artigiani e non in serie, non in fabbrica, e quindi hanno un po' un loro carattere, una loro indole, una loro personalità. Ecco perché ogni tanto non gli giro le spalle, mancano ancora 4 minuti, non so come riempirli. Allora, ecco, sì, era così. Io ho fatto, un po' colpa mia, ho fatto spostare la poesia, che dovrà dire, in quanto avrei piacere che sia poi l'orologio a ringraziare la poesia che gli è stata dedicata. Perché una volta... Allora, se lui raccontava la poesia prima, poi va bene, c'era il suo applauso, c'erano tutti contenti e felici, ma l'orologio sarebbe rimasto abbandonato da solo. Mentre invece così, dicendola prima, con dei tempi che speriamo di poter rispettare, sempre rispetto al carattere dell'orologio, attenzione, l'orologio dovrebbe ringraziare. Se mi vedete fuggire di corsa e io ho anche detto guardate un attimo intorno alle piante, perché se vedete uno che corre con una corda cerca la pianta, probabilmente sono io, perché è successo qualcosa. Vabbè, per arrivare, ci siamo quasi. Beh, sono 2 minuti. Diciamo sì, ecco, ripetevo, è un orologio semi-artigianale, il sistema di meccanismo è più o meno dell'Ottocento, poi è stato modificato, questo qui è già la terza modifica come sistema di meccanismo di concetto francese. Ecco il perché di tutta questa preparazione della poesia al centro, proprio perché l'orologio francese era costruito diversamente rispetto a quello che erano le altre nazioni, parliamo soprattutto dell'Inghilterra, che erano le due concorrenti di quell'epoca. Logicamente poi io almeno ho un'idea che c'è già stata, il FAI, speriamo bene, il FAI, io rimarrei un attimo in silenzio, rimaniamo in silenzio, meno male, grazie. Andrea! Guarda c'è il reggio! È troppo qua! Ma quanto ridere, ragazzi! Non ce la faccio più! Neo! Poesia, forse poteva essere una colonna sonora, va bene. La poesia si intitola Cittadella, è scritta da Luisa Cipollina, che è qui davanti a me, quindi la mia è una responsabilità doppia perché c'è l'autrice davanti a me. Allora, nell'istante in cui il cuore incontra i ricordi, i passi rallentano il ritmo e aprono la strada ad eloquenti silenzi. Qui, dove rigore e disciplina scandivano le ore
Un orologio, mai assopito, attende il risveglio. Dove oggi il tramonto stende il placido suo sguardo, ieri, ansiosi, suonavano secchi comandi, pronunciati da divise appartenenti ad antichi regni, ad effimeri imperi. Momento. Lo scostante metallo gravava sulla pianura, emettendo boati letali o stridendo in lugubri celle. E un innocente moriva, colpevole solo di aver cercato la negata libertà. Innalzato e offeso fu il nascente tricolore. Qui la mente si ferma, perché grande è il rimorso di vivere dove altri morirono, di calpestare fondamenta di sepolte dimore, di impadronirsi gelosa degli spazi altrui. Ma tutto muta il tempo, eppure tutto torna. Ancora Porta Reale risuona di voci, ancora qualcuno percorre i bastioni. Vecchie azioni di nuove sentinelle rendono omaggio all'antica dignità. Sull'altra sponda del fiume, lontano, una città trascorre placida i suoi giorni, forse in memore di possedere questo gioiello incastonato nel verde. Adesso sì, accompagnati dalla musica dei nostri ragazzi, beh, cuoci, quelli che vi hanno fatto entrare con onore in città, andiamo a inaugurare con la nostra Valeria il percorso naturalistico per i giovani che verranno a visitare la cittadella. Quindi seguite, seguite i pallini e andiamo di là. Ma sempre, te la dico com'è. Thank you.
Sorriso per TV Fai. Erano quella roba della cucina. No, no, no. Sembra. E poi c'era una cosa con l'anima.